Allora, Anna, ti va di raccontare al signor Peppe che cos'è Ostello Bello e come vi ha aiutato Banca Etica? E tu non schippare che t'ho visto. C'era un gruppo di amici, grandi viaggiatori, che aveva il sogno di aprire un ostello a Milano. Un ostello a Milano? E che c'è zecca? Peppe, a Milano. Ma infatti non è proprio un ostello. Non è un ostello, no? Mi fai fare brutta figura perché ho detto che era un ostello. È una grande casa accogliente dove trovare un letto comodo, un buon piatto di pasta e sentirsi a casa. Stavo dicendo che Banca Etica è stata la prima a credere in noi mentre tutti gli altri erano scettici. Complimenti veramente. Però posso farvi una domanda? Certo. E perché gli ostelli sono fatti solo per la gioventù? Ma anche noi di mezza età, che abbiamo fatto? Infatti noi non abbiamo limiti d'età. Siete invitatissimi a tutti i nostri ostelli. Ostelli? Sì, siamo cresciuti. Ah. Adesso ne abbiamo due a Milano, quattro in Birmania, uno sul lago di Como e anche uno ad Assisi, in Umbria. Che meraviglia! Guarda, mi sento di fare questo io. L'avessimo aprire pure uno a Napoli, però. Mai dire mai. Ah, bene. Signor Peppe, abbiamo convinto anche lei ad aprire un conto in Banca Etica. Sì, certamente, certamente. Perché un altro dubbio ce l'avrei. Il biliardino, c'è o non c'è? No. Non ci posso credere. Preferisce giocare in attacco o in porta? Visto l'età, meglio in porta. Andiamo. Banca Etica, l'interesse più alto è quello di tutti.